Pescara seduta di allenamento particolare tra Fiamme Oro, Polizia di Stato e Pugili Sica d'Abruzzo nell'ambito dell'iniziativa legata al tavolo delle periferie riunito dal prefetto Di Vincenzo in sinergia con le associazioni del territorio. Dottor Gaetano Losa, vicario del prefetto di Pescara. Questo sport deve essere portato in queste, nelle periferie, quando appunto le persone che abitano in questi quartieri non riescono a raggiungere loro le palestre di allenamento. Piazzale dei Caduti per servizio a Fontanelle, dunque, è stato il teatro dell'evento che ha raccolto l'attenzione di tanti atleti, ma anche e soprattutto dei residenti, un'iniziativa appoggiata anche dall'amministrazione comunale. Ma noi lo facciamo perché i giovani devono fare sport, devono essere insieme, devono integrarsi, devono socializzare. Questo è lo sport, soprattutto nei quartieri popolari. Quindi l'amministrazione cerca di essere sempre presente nelle zone periferiche e spero tanto che un giorno non venga più chiamato in questo modo. L'evento ha voluto coinvolgere e sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, nella nobile disciplina del pugilato, come conferma anche il più titolato pugile azzurro, Roberto Cammarelle, oggi direttore tecnico delle Fiamme Oro. Credeteci, credete in quello che fate e impegnatevi veramente, perché se avete un sogno, un obiettivo, solo voi potete raggiungerlo con la vostra determinazione. Nessuno vi potrà regalare nulla, dovete impegnarvi, ma la soddisfazione poi arriva ed è meravigliosa. Un'iniziativa destinata sicuramente ad avere un seguito dopo il successo ottenuto. Simone Di Marco della Pugilistica d'Abruzzo ne è stato il promotore. Devo dire che la Pugilistica d'Abruzzo è sempre molto attenta alle problematiche dei quartieri, a tanti ragazzi che fanno attività sportiva, svolge un ruolo fondamentale per la crescita del nostro territorio. Un'iniziativa significativa, dagli importanti valori di contenuto, che ci mette nella condizione appunto di poter valorizzare ulteriormente l'arte nobile del pugilato e che per quest'oggi viene messa proprio a disposizione di chiunque voglia iniziare a praticare questa nobile disciplina.